Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, preferiresti l'uomo o l'orso? Eccoci qua, la domanda che attanaglia un po' tutti da una settimana a questa parte. L'uomo o l'orso? Aspetta che c'è Jumbo Drillox qua, capiamo. Preferiresti l'uomo o l'orso? Ero dalla vostra parte. E poi la domanda dell'orso e dell'uomo. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? La domanda dell'orso e dell'uomo. With a bear. So maybe a bear. Probably a bear. 100% a bear. Definitely a bear. A bear. Come specie? Come siamo arrivati al... Cioè, io ero rimasto da ragazzino quando i preferiresti erano tipo un culo gelato, un gelato in culo. Preferiresti scegliere tra l'amore o la carriera, eh? Io ho sempre adorato i preferiresti. A Napoli si è sempre detto nu pacche urstello, nu urstello in dei pack. Con i tuoi amici la sera, così nel chill, domande a caso, risposte altrettanto a caso. E infatti scrollando su TikTok, vedendo sempre più, no, domande che venivano fatte da donne ad altre donne, da donne agli uomini, pensavo fosse un giochino. Domanda stupida, Jumbo, un consiglio. Trovati una ragazza che ti dice fai schifo come ti vesti con le camicie sdrulcite, perché i ragazzi non lo dicono ad altri ragazzi, quindi trovati una ragazza che te lo dica, dice fai schifo vestito così, e poi stirati le camicie. La ragazza serve a dirti che fai schifo e tu ti stiri la camicia. Posta stupida, ci sta. Io voglio fare una grandissima premessa, ok? Non voglio che questo video sia un attacco contro le donne, perché lo sapete, io vi amo, no? Abbiamo avuto dei trascorsi un po' particolari. Voi mi avete tradito circa 7 volte, io ho alzato... Onimanu dice no, la ragazza serve a stirare. Fuori dalla chat. Via, Onimanu. Sospeso 10 minuti. A riflettere. A riflettere, rifletti. Fuori dalla chat. Via. Le ragazze servono a ricordarci cosa dobbiamo fare di buono nella vita. Non a stirare. Via, fuori. Ho alzato le mani su di voi circa 0 volte. Siamo 7-0. Come ben sapete, chi mi segue da più tempo lo sa che sono partito a essere un misogino bastardo e adesso mi sono un pochino addolcito. Volemose bene, ragazzi. Siamo tutti uguali, tranne i neri. E io appunto negli ultimi anni mi sono sentito... Mi dissocio ovviamente. Chiaramente, mi dissocio. Ho tanti amici di colore. Tantissimi. C'era, no? Cioè, non volevo ovviamente attaccare... Chi non li ha? Perché, cioè, sono comunque del loro team, no? Ma non volevo neanche... attaccare le donne, cioè volevo un po' essere... Stringetevi la mano, baciatevi. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, parla, c'è gente, spiega, che fortunatamente non usa TikTok come faccio io. Ultimamente c'è questo... Lo sapete perché le ragazze hanno piedi piccoli? Per stare davanti al lavello. Ma non è vero, hanno i piedi piccoli per fare delle ottime seghe con i piedi. Che cazzo dici, Jack? Vabbè, poi se decide lei di stirarla di sua iniziativa, ben venga. Ah certo, se poi la ragazza dice... La ragazza deve essere libera di decidere quello che vuole. Trend del preferiresti trovarti appunto in un bosco con un orso o con un uomo, non Jeffrey, da un uomo. Ho visto negli scorsi giorni che sempre signorini, donne, il più uomo di tutti, affinché tutti scelgano l'orso e affinché lo scegliere l'orso sia cosa logica, ok? Io non voglio distruggere le persone che sceglierebbero l'orso. Però ho qui preparato 7 punti. Se avessi letto risposte tipo, vabbè, scelgo l'orso, punto. Capiamo. Questo video non esisterebbe neanche, ok? Però diciamo che si sono sbizzarrite. No, Pavilion, sono solo molto fortunato. A bear won't try to remove my pants when it thinks I'm sleeping. When a bear attacks us, people believe us and don't ask what we were wearing. Oh dear. Se venissi attaccata da un orso, forse mi crederebbero. L'orso era già lì, l'uomo probabilmente mi ha seguita. A livello... Ma siete insieme nella foresta? Logico. Non credete ci sia qualcosa di sbagliato nel paragonare le cattive abitudini di un uomo con quelle di un orso? Cioè, capisco fosse un meme. Cioè, l'orso non ha scoperto la penicillina. Cosa vuol dire? L'orso non ti manderebbe mai 40.000 messaggi al giorno chiamandoti piccola renna, giusto? Vorrei abbracciarlo. Un orso che si siede è carino e vorresti abbracciarlo. Il giumbone invece... La storia di Fiona. Invece non neanche lo guardi, eh. Una donna preferirebbe essere sbranata piuttosto che rimanere con te o con me. Carino l'orso. Ordinanza restrittiva? 6 metri di distanza, Jumbo! L'orso però... che carino! Questa è una pillola rossa molto difficile da digerire, ragazzi. Molto difficile.
Mi è capitato scrollando il TikTok di questo marito che risponde alla moglie. La moglie gli chiede la fatidica domanda, però mettendo come soggetto la figlia. I would say a man. If I found a 13-year-old in the woods, I would be like, okay, let me try and help you to safety. The odds are better with the man. Lui è un uomo buono, quindi c'è molta probabilità che l'uomo in questione sia buono come lui. E la madre, attenzione. I think you're just assuming that all men are like you. Stai presupponendo che tutti siano buoni come te. This is ridiculous because so you would want our 13-year-old daughter alone with a bear in the woods? Yes, rather than a man. Immaginate un urside che è un animale piuttosto feroce e pesa di solito 300 kg nella sua forma adulta, che corre per brevi scatti a 150 km orari e che comunque in generale ha un peso di 300 kg e solo se ti dà una zampata in faccia sei morto, punto. Cioè non è che si può sfuggire, non è che puoi provare a parlare, è fatta, l'orso t'ha fatto. Questa è una cazzo di fallacia argomentativa grande quanto una casa. Innanzitutto stai travisando il discorso perché lui ha parlato di probabilità. Semplicemente è più probabile uscirne indenni da una situazione in cui sei da sola con un uomo qualsiasi, piuttosto che con un... La cosa che fa, secondo me, riflettere non è tanto che le donne dicano io ho paura che un uomo possa farmi questo o possa fare questo a un'altra donna. È che le donne di base, ma proprio di base, non pensano, non mettono nemmeno sul tavolo delle opportunità l'opzione della collaborazione. Cioè non esiste proprio per queste donne l'idea di collaborare con un uomo per uscire fuori da questa situazione potenzialmente pericolosa di restare in una foresta da soli. Non proprio, non c'è, non esiste questa idea. Un orso, ci sono anche orsi del genere che insomma io non vorrei trovarmici davanti, poi non so. E anche la frase stai presupponendo che tutti siano buoni come te è un controsenso. Non esiste l'amicizia tra uomini e donne a quanto pare. Ah, tra uomini e donne brutte esiste, come non esiste, Alex, dai su, lo sappiamo tutti. Perché semmai è proprio lei in primis che sta presupponendo che tutti gli uomini possano essere dei pezzi di merda che stuprano la figlia, la smembrano, la squartano, poi vabbè non continuo che sennò mi eccita. Questo discorso è legato molto alla paura di volare. Più probabile morire in un incidente stradale piuttosto che un incidente aereo, però l'idea di morire su un volo spaventa chiunque e quindi c'è tantissima gente che ha più paura di volare piuttosto. Cosa sono le donne, Domenico? Il contrario dell'orso. Che è gente che ha paura di salire in macchina, ma questo non cambia i fatti, questo non cambia che volare sia più sicuro. Tra l'altro io quando entro in aeroplano, non so ragazzi se a voi lo fa, ma io entro in aereo, cominciano a rullare, parte il motore e io da che sto sveglissimo faccio... Dormo tutto il viaggio, fino a quando poi non stiamo scendendo per arrivare nel posto dove deve arrivare l'aereo, io dormo tranquillamente, minchia, è proprio white noise incredibile. Allora... C'ho poi il side effect negativo, che è quello della decompressione, e infatti quando poi c'è la fase discendente dell'aeroplano, lì lo sento perché cominciano a farmi male le orecchie. Allora mi sveglio per il dolore. Sì, quello sì. Però quando decolla, io dormo. Io odio profondamente questa frase, ok? In generale mi stanno sul cazzo, ok? I maschi che ci tengono a precisare che loro sono diversi, eh? No, io non sono come gli altri. Però in questo preciso caso vorrei utilizzarla come bonus, ok? Quando uno ti fa la domanda preferiresti un orso o un uomo preso a caso tra i 4-5 miliardi che siamo, ovviamente non si sta parlando di un serial killer, ma si sta parlando di un uomo a caso. Sapete cosa vuol dire a caso? Ma potrebbe essere chiunque. Voi siete pessimiste e quindi vedete subito il marcio, ma immaginate di finire con Cristiano Ronaldo. Non so, vi piace Timothée Chalamet? Immaginate lui. Secondo me Cristiano Ronaldo sarebbe più inutile dell'orso, comunque. Lui, da sole, nel bosco, no? Ricky Martin nel 98, che sentite prima la sua canzone da lontano. Che cazzo è? Non so, chiunque. Sabaku no Mai, cioè potrebbe essere persino lui. No, Sabaku no. Dice la lore della foresta. Il giumbone che vi vede inizia a balbettare perché non so parlare con le donne. Quindi non è che sto dicendo che non siamo tutti uguali per dire no, io non sono come loro. Lo sto dicendo perché effettivamente, cioè, ti potrebbe comparire davanti chiunque. Che voi in questa situazione pensate subito a un uomo brutto, col cappellino bianco, la camicia bianca. Eliminiamo tutto il discorso della probabilità, ok? Facciamo finta effettivamente. Pavilion, che succede? Aspetta. In una foresta con uno stupratore. Magari uno stupratore che è anche... Giumbotrillo, che animale è? Lui è la bavosa. Avete mai visto la bavosa?
La bavosa è quell'animale che fa così. E lui è la bavosa. È un assassino. Se tu ti becchi un grizzly tra i quintali, sei morta, ok? Sei spacciata. Non hai possibilità di combattere. Sei nel suo habitat, ok? Ma se tu sei nella foresta con un assassino, magari anche di notte, tu puoi scappare, puoi nasconderti, puoi lottare. Ma Jumbo, ma io sono... La maggior parte delle ragazze sa che perderebbe contro un uomo. Già. Mia sorella, Virginia, Kafkania, ben arrivata. Virginia, dimmi un po', Kaf, tu, tra l'orso e l'uomo, chi sceglieresti? Ah, così, una domanda, giusto per capire. Dovrebbe far riflettere che questi sono gli argomenti di massimo interesse nell'era moderna. Sono comunque interessi di un certo rilievo, diciamo. Martina Riccio, a meno che non pratichi karate. No, tu puoi anche praticare karate. Ma hai mai provato, tu donna che pesi 60 kg, a praticare karate con un uomo che ne pesa 100 ed è alto 1,90 m? Vediamo che succede. Scopriamo che succede. Vabbè, lo sappiamo tutti, gli uomini sono muscolarmente più forti delle donne, questo è in dubbio. Quindi sicuramente da qualche parte nella mente delle ragazze c'è sempre quell'idea: posso anche provare a correre, a combattere, ma in generale il più forte degli uomini sarà sempre superiore alla più forte delle donne. E questo non è che ce lo dice la scienza, non è che ce lo dice la cultura, questo ce lo dice l'esperienza. Non si può sfuggire a questo dato inoppugnabile. Però di trucchetti ce ne sono, cioè voglio dire, il tempo ha dato modo alle donne di prendere pietre, sassi pesanti da terra e tirarli in testa a uomini più forti di loro. Il tempo, l'esperienza ha insegnato che un calcio in mezzo ai coglioni a un uomo fa molto male. Cioè, diciamo, ci sono dei trucchetti che le ragazze possono utilizzare. Cioè, diciamo che qualcosa si può fare. Sicuramente un uomo un calcio nelle palle riesce a darlo, ma un orso? Non so nemmeno dove ce l'ha le palle l'orso, sinceramente. Sono piccolina, sono gracilina. Puoi usare l'astuzia. Davide contro Golia. Puoi far finta di inciampare, prendi sulla sabbia e pam, negli occhi. Quando sei lì a terra che lui si sta abbassando la zip dei pantaloni, puoi prendere un sasso e pam. Cioè, ora perché abbiamo preso l'orso come animale, secondo certo. me, perché se ti dicessi coccodrillo, preferesti essere in un lago con un coccodrillo o con un uomo? È ovvio che sceglieresti uomo, spero. Cioè, il coccodrillo, minchia, ti prende, fa la... Madonna, i coccodrilli che si girano su se stessi per staccare gli arti che hanno in bocca. Porca troia. Legandomi a quello che ho appena detto, secondo me il problema di questa domanda è proprio la... Fermi tutti! Gama 1991, ho appena chiesto alla mia ragazza, mi ha risposto, sceglierei un uomo. Ne abbiamo trovata un'altra sana. Rinchiudetela! Rinchiudete questa ragazza sana, deve stare lontana. La percezione che noi esseri umani abbiamo sia dell'orso che dell'uomo. L'orso di per sé è pericoloso, ok? Però spesso ti viene in mente l'orso come quello che passa, si fa i cazzi suoi, che se non lo disturbi non ti fa niente. O pensi te? L'orso yogi. Non dico che le donne che scelgono l'orso lo scelgono perché pensano che sia yogi. È come se la percezione dell'orso fosse animale non pericoloso. Ci sono molte più persone che hanno la fobia per i ragni o per gli squali piuttosto che per l'orso, perché culturalmente l'orso è un animale quasi nobile, quindi l'orso non viene percepito come un vero pericolo. D'altro canto invece l'orso ti smonta se ti vede, esatto, via anche di quello che sentiamo dire dalle nostre amiche, da ragazze che ci sono a fianco, è un bastardo. Siamo bastardi, è vero, siamo bastardi, no? Quando vedo un bel culo, ragazzi, non posso farci nulla. E quindi il tuo cervello associa l'uomo a un pericolo enorme. Un esempio che vi posso fare è quello dello squalo. Ovviamente, a pensarci, lo squalo non è un animale veramente pericoloso per l'uomo, cioè spesso ti dà un morsetto, ti azzanna il braccio e poi se ne va perché gli fai schifo, no? Pensa, fai schifo le donne e gli squali, bro. Cioè, che facile. Dai, campa senza braccio, poi me lo dici. Dietro uno schermo dire, ma sì, scelgo l'orso. Però poi, io mi ricordo, qualche tempo fa ero andato a Brescia con questa ragazza, eravamo tipo in mezzo ai boschi. E ho incontrato un orso. Boschi, minchia, per andare a Brescia per una ragazza, disperato il giumone. A un certo punto, dietro un albero, compare questo lupo, no? Era un cane lupo, però... Cazzo! Lontano, un cane lupo è uguale a un lupo. 2 metri al garrese, cioè una roba incredibile, un mostro, figa, che comincia a camminare verso di te. Io ovviamente da uomo ho preso la ragazza e me la sono messa davanti, cioè col cazzo che rischio la mia vita per una bresciana. Però ovviamente quando tu pensi al lupo dici, no, beh, minchia, che animale fiero. Ma raga, se voi ve lo trovate davanti, ok, che vi fissa, che vi guarda negli occhi, un po' di cacchina esce, ve lo assicuro. Quindi non immagino un orso. È la percezione che abbiamo a causa della televisione, dei film, dei social. E adesso io non sono qua per fare la morale a nessuno, però mi sono letto prima la storia di Raymond Kitchen, un uomo che nel 97 si è sacrificato lottando contro un orso per salvare una donna e suo figlio. Io racconto questa storia non per dire, vedete, siamo tutti come Raymond Kitchen, ovviamente no, però questo per far
aprire gli occhi un po' a quelle persone che secondo me stanno troppo sui social e pensano che quella sia la realtà. Ci sono meno persone cattive di quante effettivamente pensiamo. Però a volte hai Allora, sono sicuro che le persone cattive, le persone sbagliate, le persone che fanno delle cose che non andrebbero fatte, sono quelle più rumorose, ma è anche vero che le persone che cercano il rumore, cercano il problema, lo andranno a trovare sicuramente sui social. Quindi in generale io non mi fiderei di nessuna opinione che viene dall'America, uno, perché sono un paese ormai completamente lobotomizzato, e le persone che magari dicono sì, sceglierei l'orso, che magari sono italiane, andrebbero un attimo contestualizzate, dire scusa, tu oltre alzarti alle 10 dal lettino di casa tua e dire mamma, odio la mia vita, cos'altro hai fatto? Penso niente in generale, per pensare una cosa del genere. Credo tu non abbia mai fatto niente. Quindi la tua risposta va sempre contestualizzata. Intanto, ciao Mazzi Kawaii, ben arrivata. Politici e notiziari fa quasi bene il fatto che nel mondo ci siano i cattivi a cui puntare il dito contro. Fa sempre comodo identificare, certo, un problema. Bene. Certo, non fa bene. Voglio entrare in politica, quindi andiamo al prossimo punto. Dopo le 4 ti amo. L'ultimo punto è, penso, quello più importante. Io capisco che l'aver scelto l'orso, ma anche solo l'aver fatto questa domanda strana, particolare, assurda, non sia tanto per ricevere una risposta seria e logica, ma sia per portare alla luce un problema, ovvero che tante donne nel mondo hanno paura degli uomini. Io lo capisco, però ve lo dice qualcuno che il punto l'ha capito. Ma così facendo, innanzitutto non sei chiara. E non essere chiara quando si parla di qualcosa di serio è gravissimo. Gravissimo perché vai a creare degli scontri inutili quando potresti benissimo dire, ragazzi, però guardate che il problema della paura degli uomini è una cosa grave, bisogna affrontare questo problema, eccetera. No, l'orso, un po' più chiare. Anche perché mi sembra molto quando la tua ragazza ti chiede, mi ameresti anche se fossi un bruco? Che cazzo rispondi? La risposta logica è no, non amerai mai un bruco. Poi qual è, cioè, lo metti davanti. Ed è per questo che non scopi! Devi dire sì! Amore, mi ameresti se fossi una farfalla? Sì! Mi ameresti se fossi un verme verminoso? Sì, ti amerei lo stesso! Ed è così che scopi! Avanti, dietro. No, perché c'è il significato intrinseco che l'amore va oltre. Va a dire chi si scopa i cadaveri o le bambine. Più chiarezza, ragazzi, più chiarezza. La seconda cosa molto importante è che questi sono i metodi per creare ancora più scontri. Scontri tra sessi. E spero che capiate questo mio discorso. Spero che capiate, certo, che lo questi è. Sono i modi migliori per creare battibecchi. Certo che lo è. I social, esattamente come la televisione, non fanno altro che cercare di buttare benzina sul fuoco e parlare di che cosa? Tutto ciò che è divisivo. Sesso, razza, religione, entrate, guadagni, lavoro, status sociale, geografia, guerra. Tutti questi argomenti sono incredibilmente divisivi. Li usano i telegiornali, la televisione, li usa anche internet, i social, sempre per fare che cosa? Per creare un argomento che distolga le persone da problemi veri. Il problema vero non è scelgo l'uomo o l'orso, il problema vero è cosa devo fare nella vita per non dover scegliere né l'uomo e né l'orso e avere una situazione controllata, serena, tranquilla, senza dovermi fare tutte queste cazzo di domande. È lì che bisognerebbe puntare, è lì che bisognerebbe discutere, ma non lo si fa mai. Creare ancora più divisione. Ti consiglio di vedere la live di Anime Night caricata su YouTube, poi dimmi che ne pensi quando entro io. Vedete i maschi cosa pensano? Tutti uguali sono. Vedete le donne quanto sono stupide. Cioè, la domanda in sé ci stava. Infatti, la prima volta che l'ho vista, ho detto, beh, sì, sti cazzi. Quando poi effettivamente viene utilizzata una domanda stupida di un preferiresti a caso come simbolo di un movimento femminista, cioè, lì poi si va a sfociare nell'assurdo. Cazzo, cioè, ma che video mi fate fare? Anzi, continuate, così posso fare più video. Vabbè, comunque. Dexter, stai parlando troppo, troppo. Scorsi. Farlo dopo. No, Martina. Cerco di farlo mente locale. Giacomo, bravo Giacomo. Ah, mi vuole fare la domanda? Quando parla Martina? Quando parla? Non parla mai. E qua forse sta dicendo qualcosa qua. Punto. E quindi già è come si può il discorso, dire. È come il discorso, l'87% delle percentuali in realtà sono inventate. Cioè è una cazzata, non è una roba reale, non si può parlare a percentuali perché, raga, le percentuali hanno dei campioni che possono essere... Sì, ma comunque stavamo sparando a caso, nessuno ha Sì, detto... ma quello che voglio dire io è che sparare a caso su dati del genere... Zitto, Luca... sì, no! Bisogna capire quello che si sente, perché era l'esempio della grotta di Luca Matteo con...
capito, ma io ti sto prendendo una delle tante cose, cioè stavo iniziando a dirne da una. Che comunque in discussioni come queste non si possono buttare dati a caso giusto per voler sostenere una tesi, perché una persona su 100 vuol dire che voi conoscete almeno 10 stupratori. Io non li conosco, no, non so voi. Scusami, io ci tengo a dire una cosa. Nessuno dice questo. Stai continuando esatto a fraintendere una cosa, probabilmente perché non hai sentito di essere stata durante il... Chi è questo che parla? Contesto. Ma io sto seguendo la live dall'inizio, cioè sto seguendo perfettamente quello che sto... E allora, amica mia, non poi stai continuando, sono entrata da 2 minuti, comunque. Ma chi è sto stronzo che parla? Chi è Luca Matteo? Se volete raccontarvela, io esco. Non ha preteso, assolutamente. Fate i bravi. Sì, ma no, ho detto le cose come stanno, non ha preteso. Sto dicendo da 2 minuti una cosa e mi dici stai continuando a dire. Non sto continuando a dire, sto finendo un discorso. Per dire che un dato del genere è pericoloso. In una live in cui non stiamo parlando di fumetti e cazzate, nonostante io li legga i fumetti, ok? Ah, 1D. Vabbè, non conto un cazzo, dai, 1D. Ma perché esistono queste persone? Ma chi sono? Cioè, se si sta parlando di cose del genere, argomentare in certi modi, in live come queste, può essere pericoloso. Poi non sto dicendo solo questo. Ci sono anche altre cose. Ad esempio, il fatto dell'orso. Io ho capito che cosa intendete dire. Cioè non ci vuole un genio, è ovvio che l'orso è messo lì come paragone per far capire che le donne, piuttosto che di un orso che è uno degli animali più pericolosi al mondo che fa paura, hanno paura degli uomini. Cioè grazie al cazzo che il motivo è questo. Però sto dicendo che questa tipologia di discorsi, di appunto preferisci un uomo o un orso, sono robe provocatorie che, a mio modesto parere, giusto, quello che portano non è niente po' di meno che casini tra i due sessi in continuazione. Non c'è un reale argomento dietro questa cosa qui, perché il primo si dà per scontato che l'uomo quindi cattivo, perché già si dovrebbe dire preferiresti stare in un bosco Livio ride, ovvio che ride, o con un uomo cattivo. Allora lì è diverso, è completamente diversa la roba, ragazzi. Abbiamo detto anche questo, un orso non sa se ha fame o no. Allora il discorso dovrebbe essere preferisti stare con un orso affamato o un uomo cattivo. È stato detto anche questo. Esatto, quindi anche di questa cosa qui. E il fatto poi, per concludere, che adesso dirò sta cosa e probabilmente mi linceranno tutti. Vai! Ma no! Infatti metto i puntini sulle i. Capiamo. Le ragazze che raccontano le cose, così come i ragazzi che raccontano le cose, in generale nel mondo esistono persone che ingigantiscono le cose che gli succedono. Fatto. Non serve altro. Vero! 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 Ragazze che tu le guardi in un pullman e fai così. Va a casa, fa una storia. Mi hanno violentato! T'ho guardata! Ed è vero! È vero! E al contrario, ragazzi, che una ragazza li guarda da lontano, lo guarda e fa... e se ne va. Il ragazzo con gli amici... ma la sono scopata. Quella sera, incredibile! Ma sei sicuro? Ieri sera t'ho visto che stavi online sulla Play. Ti sei confuso, era un altro! Ieri sera stavo Ragazzi, è così! È così! Cioè, purtroppo non si può prescindere da questa cosa. Non si può. Ci sono persone che tendono a ingigantire delle cose brutte o belle che gli succedono, perché nella vita, siccome non gli succede mai un cazzo di niente, quell'unica volta che le succede o gli succede qualcosa, e adesso sai che faccio? Faccio un bel video dove dico che mi hanno molestato in una fiera del fumetto. Ma è vero? A chi importa se è vero? A chi importa se è vero? Non voglio mai... Sai cosa penso sia una cosa falsa ingigantita? Sì, la ragazza, perché è grassa. Mai più mettere piede in quella palestra. A un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me, perché a parte che non c'era tanta gente. Allora, a me dispiace. Tra l'altro io questa ragazza la conosco.
Nicolas, che cazzo mi fai dire? Porco Dio. La conosco questa ragazza, cioè ci vediamo perché abita vicino da me. E mi dispiace umanamente parlando per lei che si senta così. Però è sicura questa cosa? Cioè non lo so. Cioè nessuno lo può sapere. Questa cosa che senti ridacchiare una persona non è che ride di te, ma il nostro cervello egocentrico ci porta a pensarlo. Certo. Pure io certe volte dico, ma sai, sembra che ci sia una specie di paranoia, no? È tipo, ah sì, ce l'ha con me. Poi in realtà non è così, cioè non ce l'ha con me. Però, mollica, stessa palestra. Ma vai a fare in culo, mollica. Purtroppo se si hanno insicurezze anni e anni di prese in giro, se vedi qualcuno ridacchiare ti sembra che ce l'abbia con te. Sì, esatto, è questo. Cioè diciamo c'è un pregiudizio anche nei confronti di chi magari non ti sta proprio cacando, ma ce l'ha con un'altra persona. C'è il pregiudizio anche con chi magari vorrebbe aiutarti, però non riesci a capirlo perché c'è il pregiudizio. Perché per cercare di difenderti da quello che ti è successo negli anni, attui questo meccanismo che ti porta poi a vedere sempre soltanto cose negative da cui difenderti. Quindi ergi un muro con gli altri e purtroppo va così. Ora, cioè, queste cose qua poi sono, sapete, sono come i bambini. Quando i bambini vengono usati come test, sono sempre inaffidabili, perché un bambino non ha la cognizione di tutto quello che c'è intorno. E ugualmente, anche una persona che ha subito diversi attacchi alla propria persona, di natura psicologica, di natura fisica, che ha dei traumi, non sono dei test affidabili, perché sono, i loro pareri sono viziati da ciò che gli è successo. E non si può. Purtroppo non si può. È un casino. È un casino perché poi dispiace sempre, no? A livello umano. Però poi bisogna pure venire a patti con il fatto che, ma sai, forse non è vero. Cioè, forse è un problema solo tuo. E se è un problema solo tuo, ma ti si vuole anche aiutare. Cioè, non è che ti si vuole lasciare da sola. Ah, è un problema suo! Lasciatela da sola! Questa donna! Ve via! Cioè, no, aiutiamola, diciamo. Cioè, mettiamoci lì a capire la situazione. Questa cosa fa sì che le donne alimentino una paura irrazionale ingigantita nei confronti dell'uomo e rischiano di avere grosse ripercussioni relazionali. Esatto. Ma ugualmente anche i ragazzi che credono che le donne siano tutte puttane, che siano tutte cattive. Ma non è vero, siete voi che siete degli sfigati, ragazzi, siete voi che siete incapaci, siete voi che non riuscite a relazionarvi. L'unico rapporto intimo che avete avuto con qualcuno è con l'acne. Cioè, la colpa è anche vostra. Non diciamo è colpa delle donne, non diciamo è colpa loro. Sei te che sei incapace, dai, tutto qua. E di nuovo bisognerebbe aiutarli, cioè bisognerebbe sbloccargli qualche ingranaggio e dire, ragazzi, guardate che la vita è fatta di tante sfumature, di tante cose. Se non ci si può aspettare che parli con una ragazza e quella te la dà perché ha parlato. Cioè, no, non funziona così. Ho conosciuto un sacco di ragazzi che avevano il terrore di essere giudicati dal loro aspetto. Sì, è una cosa anche moderna, Cioè, diciamo che secondo me, non che prima si facesse bene, perché adesso poi sembra che, no, prima andava bene così, maschio cattivo e fa bene, alla donna piace, perché poi nella vita noi lo vediamo che poi piace. No, non è che prima si facesse bene. Però, nel tempo, questo cercare di avvicinarsi ai problemi delle donne e di essere pari, in qualche modo, ha portato tanti ragazzi a farsi delle pippe mentali, delle cose che, quando eravamo ragazzini noi, ti dicevano sei brutto. E quello brutto ci rimaneva di merda. Andava in palestra e diceva, sono brutto però ho i muscoli, vaffanculo. E comunque scopava. A una ragazza dicevi sei brutta. E la ragazza, qua a Napoli, pure quella brutta si sposava. Quindi comunque una soddisfazione la trovava sempre. Diciamoci la verità. Cioè, quindi, cioè in generale, questi problemi moderni, che stanno portando i ragazzi a farsi tante pippe mentali e le ragazze ad avere tutti questi pregiudizi, sono cose moderne. Col tempo mi rendo conto di diventare sempre più conservativo. Divento conservativo. L'età che avanza mi fa diventare conservativo. Forse erano meglio i problemi di prima, non lo so, forse no. Però mi pare che oggi ci si crei dei problemi che non hanno tutta questa utilità, insomma, diciamo. Allora...
vediamo un po' cosa c'è. Cosa c'è? Ci si mette in una bolla di cristallo e si diventa iperfragili. Secondo me bisognerebbe, come si diceva una volta, esci, vai a rubare, vai a toccare il culo alle ragazze e alle ragazze, vai a toccare il cazzo ai ragazzi. Esci. Ok, si diceva sempre esci, fai qualcosa. Che sembra una sciocchezza, poi oggi, vabbè, chiaramente sembra psicologia spiccio, cioè come faccio? Non riesco ad uscire, cioè ho i problemi.